L'Oedemera nobilis è un coleottero della famiglia Oedemeridae, lunga poco più di un centimetro. Essa è una specie comune nell'Europa occidentale, compreso il sud dell'Inghilterra. È una specie caratterizzata da un accentuato dimorfismo sessuale. Infatti, il maschio di Oedemera nobilis, come nella maggior parte delle specie di Oedemera, possiede i femori posteriori fortemente ingrossati, mentre nella femmina i femori sono sottili. L'Oedemera nobilis è di colore verde brillante, spesso con riflessi dorati o ramati. Alcuni individui possono essere anche di colore blu o violaceo. Le elitre, con tre coste longitudinali, si restringono in modo evidente verso gli apici, che risultano arrotondati, non nascondendo le ali posteriori membranose. Durante il volo, che non è mai protratto a lungo, le elitre hanno una funzione attiva e vengono tenute rigide formando un angolo retto col corpo durante il volo. Può essere confuso con la specie affine Oedemera flavipes, da cui si differenzia per il colore più brillante, per la pubescenza biancastra sulla testa, sul pronoto e sulle tibie posteriori dei maschi, nonché per l'assenza della colorazione giallastra del primo paio di zampe. L'Oedemera nobilis è abbondante in primavera, in moltissimi ambienti, purché vi siano dei fiori. Infatti, essa si nutre di polline e nettare su numerose specie floreali. Le larve, di color crema, sono xilofaghe e si sviluppano sui fusti secchi di Spartium e Circium. Non risulta dannosa per l'agricoltura. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.